Carissime e carissimi, bentornati. Oggi il 2 febbraio è un piacere accogliervi in questo spazio dedicato alla santità in cui oggi ricordiamo il beato Stefano Bellesini. Ascoltiamo. Stefano nasce a Trento il 25 novembre del 1774 da una nobile famiglia. A 16 anni entra nell'ordine degli eremiti di Sant'Agostino e a 18 veste l'abito agostiniano nel convento di San Marco. Conseguiti gli studi a Roma e a Bologna, ritorna a Trento a causa della conquista degli stati pontifici dell'Emilia e della Romagna da parte di Napoleone. Rientrato in famiglia, si dedica all'assistenza dei ragazzi, aprendo nella propria casa una scuola gratuita. In poco tempo acquista la fiducia e la stima della gente, tanto che venne nominato ispettore generale delle scuole del Trentino. Padre Stefano però voleva ritornare nel suo convento per continuare a dedicarsi alla predicazione e alla educazione dei bambini. La realizzazione del suo desiderio sembra lontana e per questo abbandona la carriera scolastica rifugiandosi a Bologna, nello Stato Pontificio, dove ormai la vita religiosa si era ripresa. Il generale dell'ordine lo chiama a Roma per svolgere, per alcuni anni, il compito di maestro dei novizi. Nel 1826 viene mandato nel santuario della Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, dove da parroco seguiva con amore poveri e fanciulli. La morte lo coglierà il 2 febbraio del 1840 per avere contratto la peste nell'assistenza dei suoi parrocchiani. Le sue reliquie si trovano nel santuario del Buon Consiglio a Genazzano. Venne proclamato beato nel 1904 da San Pio X. È il primo parroco elevato agli onori degli altari. Emerge subito un elemento importantissimo, la casa. Ecco, questo mettere a disposizione del Beato Stefano della sua casa, dove prepara un posto di accoglienza, ma soprattutto un posto per la cultura, una scuola gratuita per i giovani che non potevano permettersela. La casa è un elemento che ritorna spesso e a me piace sempre sottolinearlo in tante e tante storie di santi, persone che hanno messo a disposizione la propria casa. E la casa è un primo elemento, il secondo elemento è la gratuità, qualcosa di gratuito. E quando si combinano questi due elementi c'è una potenza grandissima, perché veramente si entra nelle vite delle persone e si riesce a consolare e a portare la gioia, la bellezza, la speranza. Pensiamo quindi alle nostre case e a che cosa sono le nostre case, se piccoli territori riservati al nostro io, al nostro mondo, al nostro spazio, oppure sono luoghi di condivisione. Permettiamo agli altri di accedere alla nostra casa, permettiamo agli altri di condividere la nostra mensa, quella che prepariamo noi. E poi la gratuità. Come società cristiana dobbiamo ammettere di dover fare alcuni passi verso il recupero di questo aspetto della nostra vita. Le prime comunità cristiane mettevano in comune ciò che possedevano. Ognuno possedeva qualcosa, il di più veniva donato, ma soprattutto c'era grande disponibilità a tendersi la mano l'un l'altro. E quindi il concetto di gratuità al giorno d'oggi è un po' andato scemando tra di noi. Perché? Perché tutto quanto ormai è un po' sotto la bandiera del portafoglio. Anche le persone che hanno bisogno in casa di un piccolo aiuto, per averlo devono pagare la maggior parte delle volte. Non trovano un cristiano disposto a dire ok, lo faccio per amore di Cristo, lo faccio perché ho del tempo libero, lo faccio perché voglio anche sacrificarmi. Allora con queste intenzioni cerchiamo di capire che cosa di gratuito possiamo effettivamente offrire ai nostri fratelli. Facciamo un piccolo sforzo. Sono sicuro che già guardando al nostro pianerottolo o ai vicini di casa riusciremo a trovare qualcuno che ha bisogno di aiuto e magari non può permetterselo. Ci guidi in questo il Beato Stefano che noi preghiamo. Beato Stefano, prega per noi.